Ma chi disegna e dipinge per lavoro? Continua poi a dipingere e disegnare per il semplice piacere e gusto di farlo? Non so se ve l'ho già detto, ma non ho la più pallida idea di quello che sto facendo. Ma certamente, madame, monsieur, ma certamente. Ok, cominciamo con un cerchio che raramente ci si sbaglia quando si comincia con i cerchi. Vabbè, io devo fare una testa e si fa così in teoria. Sì, diciamo che quando non hai un'immagine da copiare la puoi fare abbastanza come ti pare e piace, com'è nella tua mente. E io sono estremamente affascinata da un signore pelato che ha questa espressione stupita. Sì, devo dire che è un'immagine ricorrente nei miei disegnini, quella. E devo dire che però ci vuole un tocco di personalità in questo disegno. Ed eccoci qua. Ho un'idea, ho un piano, eh. Alla fine sarà tutto logico. State con me. Mi raccomando. In questa magica avventura che si sa dove inizia, ma non dove finisce. E voilà. Ecco perché non ho idea di dove finirà, perché ho deciso di ritirare fuori i colori ad olio. Credo che mi serviranno questi. Non ne sono così sicura, ma suppongo che li userò. Allora, prepariamo la mia palette. Io non so niente di tonalità. Lo so che non mi crederete, però è così. Se sapete come dipingo, io... Boh, non... di solito non faccio queste cose in cui cerco di imitare le tonalità naturali. Forse un po' di marrone. Boh, mi sembra tanto scuro e troppo rosa. Però chi se ne frega, proviamo. Cioè, al massimo aggiustiamo il tiro dopo, no? Allora, parto da qua, ma non so esattamente perché parto da qua. Cioè, dai, a onor del vero, il motivo per cui ho scelto di usare i colori ad olio è proprio perché non sono capace di usarli. Lo so che forse non mi crederete, ma, dovete credermi, perché in realtà tutte le volte che io ho usato i colori ad olio, ho fatto dei video su YouTube. Cioè, questa, boh, sarà la quinta volta che uso i colori ad olio, non lo so, contate i video su YouTube in cui ci sono i colori ad olio, e insomma, questa è la volta che viene dopo. E se notate, non ho mai usato rosa, cioè rosso, bianco, marrone, blu, ste robe qua. Non so, il bianco mi piace però. Proviamo. E ovviamente, cioè io non ho nessuna immagine di riferimento, anche queste ombre le sto facendo a memoria. Cioè più o meno immagino una luce laterale e più o meno ci faccio le tonalità. Qui ci andrà, insomma sul naso spesso è bianco, cioè il naso è molto luminoso di solito, deve avere una linea luminosa. Mentre sotto è un po' più scuro perché si piega e va in ombra. Boh. E veramente, no, non chiedetemi come andrà a finire. Qui ho ritirato fuori un po' di marrone, non mi piace tantissimo, però amen. La fronte deve essere abbastanza luminosa. Non ho tanta voglia di cambiare pennello, spero che non mi lasci giù altre chiazze marroni, perché in realtà si spegne un po'. Però, boh. Qui sembra andare bene così, questo, boh, cos'è? Rosa? Non lo so, un rosa antico. Questo signore è un po' antico in effetti, quindi il rosa antico potrebbe anche andare bene. Ho tirato fuori anche il giallo perché penso che, boh, dia un po' di luminosità al giallo. Però onestamente non ne sono sicurissima. Un po' di bianco qua. Boh, facciamogli. Ma... Eccolo qua il giallo. Beh, sapete che forse ci sta anche. Ah sì, devo dire che ci sta proprio. Cioè, sembra un po' salmonella. Però ha il suo perché. Diciamo che il bianco sbiadisce un po'. Il giallo forse illumina? Proviamo. Troppo giallo fa male. Però la giusta quantità può funzionare. Sembra di sì.
Ok, proviamo. Dobbiamo scurire adesso. Proviamo a usare questo blu. Il nero no, eh. Il nero blu, il nero cattivo. Blu. Marrone. Rosso. Se no, il rosso servirà. Sì, perché la pelle è un po' rosa, quindi dovremmo aggiungere un po' di rosso, che però col blu diventa solo viola, quindi col marrone dovrebbe andare bene. E proviamo... Oh, questa è la parte più in ombra, quindi deve essere abbastanza scura, ma mi sa che è troppo scuro rispetto alla guancia. Vabbè, intanto gli faccio qua il bordo sotto. Boh, sì, scuriamo anche qua, dai. Cerchiamo di renderlo un po'. Lo sentite il cane dei vicini che abbaia di sottofondo? Io sì, molto bene. Spero che voi non lo sentiate. Qui, tutto in ombra, però attenzione perché al centro del mento... supponiamo ci sia un altro punto luce, quindi prepariamo questa sfumatura. Forse avrei dovuto cambiare il pennello, non importa, non ho tanta voglia di cambiarlo, soprattutto voglio finire sto dipinto stasera, cioè non esiste che io domani devo riprenderlo in mano. Ah. Scusate, era fuori fuoco. Vabbè, tutto a posto, tutto sotto controllo di nuovo, starò più attenta. È che non posso fare troppe cose contemporaneamente, vedete? Cioè, non posso fare un gran macello e anche controllare che voi ve ne accorgiate bene. Però adesso devo cambiare pennello, aspetta. Ok, proviamo adesso a fare il punto chiaro. Oh, questi sono i pennelli puliti che avevo a portata di mano, lo so che è troppo piccolo, però lavorerò un po' di più. Mettiamoci qui un po' di giallo, anche. Giallo e bianco. Questa accoppiata, ovetto sbattuto, abbiamo capito che funziona. Bel punto luce qua sul mento. Facciamolo notare, questo mento importante. Per citare George Clooney... questo mento su cui si può parcheggiare una limousine. Ora, il mento ce l'ho, mi manca la limousine. Ci stiamo lavorando, signori, ci stiamo lavorando. Comunque sì, è importante secondo me fare un po' queste cavolate ogni tanto. Cioè, così, per giocare. Questo mento ha perso un po' il suo senso, lasciate che ve lo dica, perché... non so se ve l'ho già detto, ma non ho la più pallida idea di quello che sto facendo. Spero che verrà carino alla fine, ma non è questo l'importante. Comunque è pazzesco il colore ad olio, eh? Cioè ogni volta che lo uso me ne innamoro, mi sto innamorando di nuovo, che bella emozione. Non so perché poi smetto di usarlo, perché forse mi spaventa un po', perché puoi fare veramente delle robe belle. E io non credo di essere all'altezza di queste cose belle, e quindi forse tendo un po' a sminuirlo con questi disegnini infantili. Però boh. Ok. Anche sotto il naso ci vuole un po' di scuro, cioè un po' di ombra, quindi di nuovo abbiamo capito che è compito del blu scurire, che poi alla fine è pazzesco perché voi non vedete blu, no? Cioè lo so che dovrei stupirmi di meno, ma in realtà lasciamoci stupire sempre dalle cose, anche quando dovremmo conoscerle già. Credo che vada bene così, no? Tipo, cioè non troppo, queste narici. C'è un po' troppo giallo qua sotto, non so se riuscite a vederlo. Sembra un po' malaticcio. Un po' di moccolo. Scusate, questo potevo tenermela. Per me. Ho provato a migliorare, ma... insomma. E via. Sempre più scuro, sempre più viola. No, non è viola in realtà, perché il marrone smorza. Però rosso e blu fa viola. Così, giusto, perché vuole un po' di teoria, ecco, perle di saggezza, un po' di teoria. Rosso e blu fa viola. Col marrone si torna a questa carnagione molto, molto abbronzatura spinta o ombra. Ah, comunque, scusate, sì, cioè, io non so se l'ho detto, ma non c'è nessuna immagine che sto copiando, eh. Cioè, tutta farina del mio sacco, un sacchettino piccolino... però tutta roba mia, eh. Come se dovessi vantarmi di questa cosa, no? In realtà non è che mi sto vantando, vi sto invitando a rendervi ridicoli come sto facendo io adesso. Sì, lo so che non è molto proporzionato, ma è giusto così. Era esattamente così che lo volevo. Difendiamoci a sta maniera. Qui sarà un po' più chiaro perché c'è la spalla.
che supponiamo essere un po' fuori dal cono d'ombra proiettato del viso sul collo. Spariamo un po' di tecnica così guadagniamo qualche punto. Boh, rosso ci andrà bene qua? Insomma, non mi sembra tanto. Perché poi quando devi schiarire non è che puoi mettere solo bianco, cioè devi ricapire tutti i colori che hai usato prima e cambiare le proporzioni. Non è immediato, devo dire. Di qua ci vuole un po' più chiaro perché abbiamo deciso con un referendum che la luce arriva da destra. Quindi qua dovrà essere un po' più chiaro. Così. Si cerca di dare questa simpatica curvatura del collo completamente a caso anche qua. A memoria più che a caso, dai. Già che stavo lavorando con lo scuro, ho pensato bene di fare il dentro delle orecchie, già che avevo il pennello sporco, perché non ne sto usando tanti. Però già che ho capito come fare le cose scure, continuiamo con le cose scure. Quindi dentro le orecchie è difficile che arrivi tanta luce. O no, o mi sbaglio. O mi sbaglio. Non sento nessuno che contesta, quindi continuiamo qua a insistere. Con lo scuro è a fuoco? Sì, è a fuoco. Adesso mi viene il dubbio ogni tanto. No, aspetta. Oh, scusate. Ok. Piccola defiance. Andiamo avanti. Adesso qui sarà un po' più chiaro, no? Sì. Allora, vicino alla testa, un po' più scuro. Così, a ricordi. O forse dovrebbe essere chiaro. Chi se ne frega? Chi se ne frega il come dovrebbe esserlo, facciamolo come ci piace a noi. Cambio pennello. Sì, perché quando rimangono sporchi basta, cioè non è che si puliscono tanto bene come in acrilico, quindi devi essere un po' armato di pazienza e pennelli. Questo disegno è pazzesco, io l'ho fatto altre volte perché questo omino con questa espressione stupita, oh mio Dio, cos'è successo? Stupito ma non spaventato, forse poco spaventato, l'ho sempre fatto a penna, ma mai a colori, quindi mi fa così strano adesso provare a metterci i colori. Non ho aspettative, ma spero che non mi rovini l'immagine che mi ero fatta di questo, che poi si possono fare delle bellissime sfumature con i colori ad olio. O ogni volta che li uso, ogni volta che faccio dei video e li uso, dico, oh, adesso devo farne altri dipinti ad olio. E poi, la volta dopo che li prendo, di solito passano 6 mesi. E non è che non mi ricordo come si... cioè, non mi ricordo come si usino, poi... boh, un po' provando così, però... se avessi un po' più di costanza. Però sono contenta di non averli usati per un po', perché... è brutto quando le cose diventano solo tecnica e perdi un po' il divertimento. E sopracciglia, ecco, qui si usa il nero, qua ho preso un po' di nero, non so se si inquadra, però qui c'è un po' di nero, non solo nero ovviamente, però un po' di nero sì. Mi state chiedendo il perché? Perché? Perché mi andava, cioè la risposta ai perché in questo video è perché mi va di farlo. questo è il grande insegnamento di oggi. Perché mi va? Ma quante volte nella vita la vostra risposta è perché mi va alle domande? Cioè, non è che ogni volta ci deve essere un perché ragionevole e condivisibile. Cioè, a volte anche perché a te va di far così, lo fai, no? Boh, sì o no? Sì. Aspetta, che a destra è facile, a sinistra dovrei imparare a usare la mano sinistra. Che in realtà alcune cose le faccio con la mano sinistra, però... dipingere ancora, soprattutto con una telecamera che mi guarda, no. Però ogni tanto ci provo, sì. Perché quando vai sull'altro lato sarebbe molto più comodo usare l'altra mano. Ecco, sarà un goal 2024. Imparare a usare la mano sinistra per dipingere.
Boh, mi sembrano, sapete, forse mi sembrano un po' scure, forse ho sbagliato. Ah no, scusate, non si può sbagliare, è un gioco. Sono perfette! Che belle queste sopracciglia! Però c'è un però, cioè ci vuole anche un po' una ruga d'espressione, no? Boh, questa è una bella sfida. Perché lui dà le sopracciglia su, quindi ci saranno un po' di rughe d'espressione, così, un po' la pelle che si sposta, mai fatta prima, non ne ho idea di come si faccia, forse così va bene. Vabbè, in caso poi il colore si rimescola, quindi si attenua un po', però qua sembra che qualcuno gli abbia dato un pugno, è così rosso. Vediamo se con un po' di controtono bianco si risolve qualcosa. Vabbè dai, pressa poco ci siamo, no? Ok, così più o meno. Oh, che peccato, volevo fare un sopracciglio più alto e uno più basso. Vabbè dai, il prossimo. Sì, è troppo normale così, non mi piace. La la, bianco. Qui bianco puro. Vediamo di fare bene questi occhietti, che poi devono essere molto molto sferici, così sono ancora tanto piatti. Ecco, qui adesso dopo proviamo con un po' di nero per dare l'ombra. Non credo che dovrei usare il nero, però ho deciso che userò il nero. Perché? Ma come perché? Perché mi va? Questa è la risposta! Guarda, che bello! Oddio. E voilà. Aggiungiamo un po' di ombretta qua per dargli un po' di senso, inquadrarlo. Ma guarda che carino! Dai, come potrei rovinarlo adesso? Attenzione! Attenzione, perché vorrei scurire un po' qua sotto. Qui mi sono accorta che è un po' basso quest'occhio. Io me l'ero immaginato un po' più alto, quindi adesso lo alzo un po'. Andava bene anche prima, ovviamente, però così mi piace di più. Più o meno. Ta-ta-da-da! Bello, bello. Forse anche di qua devo aumentare. Boh. Diciamo che l'occhio dall'altra parte deve essere comunque un po' più scuro, perché è un po' più in ombra. Quindi va bene così. Anche qui un po' di danno. Boh. E voilà. Direi che ci piace. No? E direi che sono estremamente soddisfatta. Vi lascio con una perla di saggezza. Da Padova è tutto, un abbraccio e al prossimo video.